E allora, come promesso, rieccoci pronti per la nostra tavola rotonda, l'ultima tavola rotonda della Trading Week, con oltre 80 traders e 80 professionisti che si sono collegati con noi per questo grande evento che chiude così l'ultima settimana di luglio, prima del mese di agosto, insomma, e in cui più o meno, insomma, i mercati si acchietano in qualche modo con meno scambi e per poi ripartire da settembre. Ma l'argomento che affrontiamo oggi esula un po' dall'andamento del mercato in sé, cerca in qualche modo di mettervi in guardia da quei sempre più insistenti messaggi, inviti a provare il trading online senza sostegno, insomma, senza stabilità, senza alcun tipo di garanzia, anzi, ve ne offrono fin troppe per poi lasciarvi spesso con il conto alleggerito, per dirla in maniera molto, molto semplice. Ma non voglio, insomma, anticipare altro, quindi saluto subito i nostri ospiti che sono in collegamento con noi. Anna Resti Bontoi, Elevator Trading. Anna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giacomo, buon pomeriggio a tutti. Un saluto a Stefano Cezza, Up to Value. Stefano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giacomo, saluto tutti. Grazie per essere qui con noi, anche ad Alessandro Forconi, responsabile trading e mercati di IVU Bank. Alessandro, grazie per essere qui. Grazie a voi, un saluto a tutti. E poi un saluto a un amico di Le Fonti TV, Michelangelo Massara, di Private Wealth Advisory. Michelangelo, ben trovato. Grazie e buongiorno a tutti. E allora, partiamo da quello che accade quando veniamo contattati da queste agenzie, e cioè. Partiamo intanto da un presupposto che in questo periodo il trading è assolutamente aumentato, soprattutto grazie al lockdown. Questo è un articolo del Sole 24 Ore di sabato scorso. Cala il virus, i volumi restano record, più 60% di balzo registrato nel corso del primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2019. Crescita del 60% per l'azionario, anche se dopo il lockdown c'è stata una frenata del 21%. Da inizio anno comunque raddoppiate le aperture dei conti. Insomma, gli italiani stanno scegliendo di provare il trading online, vuoi perché magari, insomma, con il lavoro causa lockdown le cose sono andate peggio del previsto, vuoi perché comunque c'è interesse e curiosità in questo settore. Che cosa succede da questo punto di vista? Succede che vieni contattato da quelli che noi abbiamo chiamato gli stalkers e ti promettono doppio stipendio, guadagni in sicurezza, piattaforme di trading gratuite con la stretta di mano, basta una stretta di mano, sostanzialmente guadagni in sicurezza la faccina che dorme, certo di incassare denaro, e poi la telefonata è solamente informativa con l'aureola sopra la faccia, sopra il faccino che vi proponiamo in grafica. E allora do la parola a Stefano Cezza, che è nuovo, insomma, per quanto riguarda le fonti TV. Questo è l'elenco di quello che accade, non so, vogliamo aggiungerci qualcos'altro o il quadro più o meno l'abbiamo già raccolto, insomma, da questo punto di vista. No, devo dire che il quadro l'hai raccolto bene, nel senso che a me è capitato più di una volta che mi chiamassero e io facevo chiaramente finta di nulla e sentivo quello che mi proponevano e appunto la cosa che più era importante era il fatto dei guadagni certi, quindi con moltiplicazioni dei tuoi soldi nel giro veramente di poco tempo e con una facilità che veniva promessa in maniera, diciamo appunto, molto 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 facile. Quindi sicuramente questa cosa fa sorridere, perché chi non conosce molto del mondo del trading, ma comunque in generale anche chi parla di investimenti, a me che capita spesso di parlare di investimenti con le persone, e molte volte anche è difficile ragionare di piccole percentuali, soprattutto in un mercato complicato come questo, con i tassi a zero, con situazioni di mercato difficili, faccio fatica a comprendere come la gente possa credere al fatto di poter avere delle performance così incredibili nel giro di poco tempo. Poi alla fine ci crede, perché se raccolgono così tanti soldi, evidentemente la gente ci crede. La gente ci crede, poi insomma tu hai detto giustamente fa sorridere per chi è del settore, per altri invece c'è ben poco da ridere, perché c'è chi veramente ci crede, c'è chi investe, come abbiamo fatto, insomma, diciamo che l'attualità ci aiuta, perché quanto accaduto all'ex compagno di Rocco Casalino ha riportato proprio al centro del dibattito proprio questa fregatura dietro l'angolo, insomma. E peraltro, insomma, spesso capita che al telefono
ci parlino persone non italiane, insomma, con un accento spiccatamente dell'est. Io allora vado inevitabilmente da Anaresti Bontoi, che insomma, Elevator Trading, che insomma invece è una trader professionista con un canale Telegram, insomma, con una compagnia appunto che porta avanti da diverso tempo. Hai avuto, Anna, ti chiedo questo, mai situazioni purtroppo di in qualche modo poca fiducia nei tuoi confronti proprio perché magari hai origini dell'est e quindi magari c'è questa poca voglia di affidarsi a qualcosa che ti richiama, magari proprio quella situazione di cui stavo parlando prima, cioè persone che ti chiamano con un accento non proprio italiano, ti promettono cose che poi in realtà non sono come tali. Insomma, hai sofferto da questo punto di vista questo un trattamento diverso, non so neanche come chiamarlo, una sorta di discriminazione, se vogliamo. Ecco, capisco bene la tua domanda. Sì. Sì, è una domanda a 360 gradi. No, non mi sono mai sentita a disagio perché io non ho mai telefonato a nessuno. Dunque, no, beh, certo. Non mi sono mai ritrovata nella situazione in cui, parlando con accento dell'est, qualcuno mi abbia chiuso il telefono. Diciamo che come trader, se c'è qualcuno che si crea dei problemi avere di fronte un trader che nasce, proviene, diciamo, dall'est Europa, non ho avuto difficoltà perché si sono allontanati da soli e dunque non sono arrivati nella mia cerchia di lavoro. Io lavoro con tantissimi italiani, ho avuto sempre porte aperte ovunque sono passata, ho collaborato con tante bellissime aziende qui in Italia, tra le quali anche IV Bank, che c'è qui presente Alessandro Forconi, che ringrazio, che è una bellissima azienda. Dunque, in questo senso non ho avuto difficoltà, devo dire, o perché sono stata fortunata, non lo so, ma non ho incontrato nessun tipo di razzismo, se vogliamo dire, nei miei confronti, non ho avuto mai questa percezione. Ok, sei stata brava a fotografare forse la parola più che era più giusta, anche se più pericolosa, insomma, nel senso che comunque resta una parola forte, però è per spiegare al meglio la situazione. Scusami, ti ho interrotto, Anna. Prego. Volevo dire che però dall'altra parte, no, ho ricevuto anch'io tante telefonate dall'est Europa, la cosa diverte perché accade che anche a me chiamino e che mi propongano tutti questi servizi, anche dall'est Europa, ancora più divertente, quando mi parlano in italiano, insomma molto storpiato, già che non lo parlo bene io, ma capisco subito quando dall'altra parte è una persona dell'est Europa. E devo dire che in tutto questo però la mia opinione è molto chiara, c'è sempre un concorso di colpa tra truffatore e truffato, bisogna fare attenzione a questo tipo di cose, perché è molto facile dire ci promettono facili guadagni e poi noi cadiamo in una trappola, però è anche vero che è un concorso di colpa quando si accetta una promessa di facili guadagni. Chi lavora nel trading lo sa che è un lavoro che, come mi è stato insegnato dai miei coach durante gli anni, che è una maratona, non è una corsa, per cui difficilmente si possono fare dei guadagni con 250 euro, con 200 euro, che possano essere cospicui e costanti. Per cui, ecco, potrei andare avanti, però non vorrei togliere la parola anche agli altri invitati, perché io questo è un argomento talmente interessante e se ne potrebbe parlare a lungo. Io stessa ho iniziato ad avvicinarmi al trading per via di una truffa. Ecco. Questo è altrettanto interessante, perché quando poi oltre più la truffa nel trading viene collegata al network marketing, quindi incontra il top, il clou delle cose, e ti viene proposta anche da una persona affidata, che può essere un amico, un conoscente, eccetera, il tutto combacia, no? Facciamo così allora, Anna, facciamo così, questo episodio, che è sicuramente interessante, te lo faccio raccontare tra poco. Io intanto passo, dato che l'hai anche citato tu, ad Alessandro Forconi, per fotografare anche quest'altro cartello che abbiamo proposto, che vi proponiamo, insomma, gli amici a casa, queste bufale che ti raccontano. A noi però, diciamo in generale, le bufale intese come mucche ci piacciono, quindi nel grafico abbiamo messo sì il simbolo delle bufale,
virtuale in generale, ma anche con la X e con la V verde. Cioè, quello che ci promettono, adesso la regia ci inquadra il cartello, sostanzialmente sono guadagni veloci, perfetto, guadagni facili, imparare a fare trading è semplice e la telefonata è solo informativa. La verità qual è? E qui vado da Alessandro. Gli investimenti non è che sono guadagni veloci, gli investimenti sono veloci, nel senso che con le piattaforme online adesso è tutto più rapido. Non è che i guadagni sono facili, è facile investire grazie a queste piattaforme, ma investire non vuol dire sempre fare buoni investimenti. Così come imparare è semplice, diciamo meglio che gli strumenti per imparare, grazie appunto a internet, non mancano. Poi però, come diceva Anna Resti Bontoi, bisogna avere la testa pronta a imparare, a non fare il passo più lungo della gamba e fidarsi di persone di cui evidentemente non bisogna fidarsi. E poi occhio a come rispondete, qui parlo per esperienza personale, la telefonata è solo informativa, possiamo procedere a spiegarvi i nostri prodotti? A volte basta un sì che loro prendono, non vi tolgono denaro con un sì, ma sostanzialmente il vostro numero viene inserito in una serie di piattaforme e voi ogni giorno, ogni settimana riceverete telefonate di compagnie o presunte tali, perché esiste quel vostro sì che loro hanno isolato, inserito in un documento magari audio in cui si dice: siete d'accordo a diffondere il vostro numero finché noi vi possiamo approcciare proposte di training, eccetera eccetera, e da quel punto lì sostanzialmente non ne uscite più. Parola a questo punto ad Alessandro, a cui poi proporrò anche di fare una prova, una simulazione di quello che loro, di queste compagnie, offrono e promettono di farci guadagnare. Alessandro. Ma guarda, qua la vera riflessione è che è proprio come dice Anna, nel senso che è in parte colpa, evidentemente, anzi nella gran parte è colpa di questi pseudo broker, che poi spesso sono anche broker che arrivano da paesi da cui in realtà non è neanche chiaro quale sia l'autorizzazione che hanno ricevuto, e quindi se effettivamente sono broker che sono autorizzati ad operare nel nostro paese. Ricordo che sul sito della Consob ci sono delle bellissime pagine che spiegano molto bene quali sono i rischi a cui si vanno incontro quando si va ad operare con degli intermediari che offrono sia CFD, sia prodotti Forex, sia opzioni binarie. Queste pagine, che purtroppo sono poco conosciute dagli investitori privati, sono fatte molto bene perché sono molto discorsive e spiegano molto bene quali sono le caratteristiche degli intermediari e anche quali sono i rischi a cui va incontro un investitore nel momento in cui, come vediamo, diciamo, si trova di fronte a delle proposte che sono evidentemente non chiaramente in linea con quello che sono i rischi e l'approccio che si deve avere sul mercato finanziario. Ma è proprio il tema dell'approccio invece l'altro elemento che volevo approfondire, nel senso che è vero che c'è anche una parte di colpa da parte di chi spera di guadagnare molto velocemente, sì, ed evidentemente si approccia agli strumenti finanziari sbagliati. Perché noi una cosa che per esempio come broker online, ma che ha soltanto un'offerta su mercati regolamentati, quindi su prodotti finanziari che sono quotati su mercati regolamentati, noi abbiamo un'offerta formativa che dice partire per gradi, partire dagli strumenti meno rischiosi, partire dal cominciare a conoscere gli strumenti e i mercati e le dinamiche dei mercati stessi. Qui invece con queste offerte si parte dal livello più alto, cioè dagli strumenti finanziari più rischiosi, quelli con una leva finanziaria più elevata, su mercati che sono, come quello Forex principalmente, dei mercati con una volatilità molto elevata. Quindi di conseguenza effettivamente sul sito della Consob c'è scritto una cosa che non è sbagliatissima: è come affidarsi ad un pilota, ad un aereo in cui il pilota non ha di fatto la licenza per poter volare. Quindi diciamo, tutto sommato, questo mi sembra anche una sintesi molto molto chiara. Assolutamente. Ripeto, il vero focus è che ci vuole competenza e consapevolezza. La competenza e la consapevolezza non si acquisiscono con una telefonata, evidentemente, e quindi di conseguenza è veramente importante che tutte le persone ragionino con la propria testa e non si facciano di fatto convincere da quelli che sono dei puri venditori. Confermo anch'io, tra l'altro, poi concludo, che ho ricevuto delle telefonate, sono anche stato molto al gioco,
Ma infatti immaginavo che, insomma, nella vostra posizione, Stefano Cezza ce l'ha accennato, insomma, siete ancora più incuriositi dalle dinamiche che vi propongono. Sì, a me hanno addirittura spiegato, quando io ho detto che io lavoravo, non che lavoravo dentro i WBank, ma che lavoravo sui mercati con i WBank, mi hanno detto no, ma lei sbaglia perché WBank non è autorizzata ad operare sul mercato italiano. Quindi siamo veramente alla, diciamo, a delle situazioni surreali. Comunque è indubbiamente molto interessante approfondire, è un po' stressante perché ti chiamano più volte al giorno, ripetutamente, però indubbiamente adesso pensare che tutti si facciano abbindolare francamente è un po' eccessivo, perché effettivamente l'approccio che hanno nella vendita di questi prodotti è comunque un approccio effettivamente estremamente poco professionale. Allora andiamo adesso, intanto chiedo agli amici a casa se avete domande, se avete anche episodi che vi vedono protagonista, insomma noi siamo qui per leggere, per leggere quello che ci scrivete e per rispondere. Vado da Michelangelo, ti ho fatto un po' aspettare Michelangelo, ti chiedo scusa ma con quattro ospiti ovviamente c'è qualcuno che deve aspettare un po' di più, ma adesso ti faccio recuperare con gli interessi, perché Michelangelo Massara, Private Wealth Advisory, ha preparato qualcosa per noi, eh? Sì, ho cercato di schematizzare tutto quello che abbiamo detto finora senza mettersi d'accordo, perché questo va a dimostrare naturalmente qual è la problematica della quale stiamo parlando e la metodologia di solito di approccio. A quello che è stato detto finora naturalmente vado ad aggiungere anche che esiste una parte di approccio a livello marketing che non è solo quello di televendita telefonico, ma addirittura di internet. Anzi, certo. Diciamo che probabilmente fra il 50 e il 60% tutto nasce da internet, da quel famoso click che noi facciamo, anche solo sull'informazione, che poi adesso tu potrai far vedere naturalmente a schema, dove molte persone probabilmente si ritroveranno anche e diranno, ops, è successo anche a me, è successo di vederlo, magari è successo di cliccarci senza andare avanti, ma con il semplice click noi abbiamo dato il nostro consenso, la nostra autorizzazione non voluta, naturalmente per poter utilizzare poi il nostro indirizzo internet e o il nostro numero di telefono anche per essere contattati. Attenzione, avviene anche senza aver mai cliccato da nessuna parte. E come diceva prima, naturalmente sul discorso di WBank, molte persone chiamano, noi rispondiamo anche, guardate che è il mio lavoro, e loro dicono benissimo, adesso le passerò a un nostro consulente che le spiegherà come ulteriormente migliorare. Cioè è un marketing. Non si fanno... Ma bassissimo, cioè viene da sorridere, no? Soprattutto quando capitano a persone come noi che lavorano attivamente ogni giorno nella parte di investimenti, di consulenza, magari anche a determinati livelli, ecco, sentire un approccio di questo genere naturalmente fa sorridere, però fa sicuramente perdere del tempo a noi, ma dall'altra parte mi fa pensare invece alle persone che, poverine, purtroppo potrebbero invece ritrovarsi in questa situazione. Quindi se mandi pure le mie slide un attimo, le commentiamo proprio al volo. Ci sono. Benissimo. Ci sono, sei sulla pagina pure. Delle due tipologie? Siamo a conoscenza, informazione, fake news. Alla prossima, come si suol dire. Io mi scuso con i telespettatori, ma purtroppo sono in vacanza e quindi il mio collegamento internet è molto scarso, quindi ho dovuto mandare naturalmente queste slide. Quindi le due tipologie delle quali stiamo parlando principalmente si possono sicuramente racchiudere in queste qua: acquisto a leva senza le opportune conoscenze e bonifico intermediari sconosciuti con magari mandato di gestione. Mi spiego meglio. Acquisto a leva senza le opportune conoscenze si intende che normalmente andando a cliccare su quello che poi vedremo adesso nelle prossime slide, può succedere che viene proposto un investimento che potenzialmente si basa su dati verosimilmente oggettivi. E quindi andiamo pure alla prossima slide e la facciamo vedere, quella di Amazon. Eccoci qua. Allora, questa, se voi leggete, è il classico annuncio dove va a parlare di una cosa oggettivamente vera, cioè che il titolo Amazon nell'ultimo periodo, nel decennio, in 15 anni, in 5 anni, in 7 anni, ha avuto effettivamente un forte rialzo a titolo borsistico, e questo è oggettivo, nessuno lo può negare. Il punto sta naturalmente nella parte sotto, quando naturalmente viene richiesto
al potenziale cliente o alla persona interessata di dire: bene, guarda, puoi andare a vedere, allora metterti in contatto con noi e ti spieghiamo come investire. Ecco, a questo punto lì avviene il passaggio, perché viene proposto di fare un investimento in CFD, che magari la persona non sa neanche quello, cioè di che cosa si sta parlando, gli viene proposto con 250 euro di poter diventare ricco o poter ottenere degli incrementi mensili di 3, 4, 5, 10 mila euro al mese, e qui è dove nasce naturalmente il problema, perché quando si va a investire in CFD e non si conosce il prodotto, piuttosto che nelle azioni binarie, e non si conosce il prodotto, ecco, qui si rischia, pronti via, di perdere il capitale, ma in alcuni casi addirittura perdere più del capitale. Ecco, questo è il classico esempio di investimento conoscendo, cioè su dati verosimili, cioè uno va a vedere oggettivamente, è vero che il titolo Amazon è salito così tanto? Bene. Potenzialmente, se uno comprasse le azioni e avesse un orizzonte temporale lungo periodo, magari riuscirebbe anche ad avere un incremento del 10, 20, 30, anche del 100%, ma quando si parla di un investimento di 250 euro che dovrebbe trasformarsi teoricamente in guadagni mensili di 4.000 euro, bene, diciamolo chiaramente, questo è impossibile, cioè è impossibile effettuarlo con costanza. Poi può succedere la botta di fortuna, il che vuol dire che all in, faccio la scommessa sul titolo, magari sul titolo binario, mi va a raddoppiare, triplicare, magari anche avere maggiori incrementi, ma non esiste una metodologia che oggi, investendo 250.000 euro e portando il massimo del, diciamo, del rischio ai 250 euro investiti, ci permetta sicuro, con certezza, di guadagnare ogni mese 4.000 euro. Non faremo il lavoro che facciamo. Ecco, giusto per intenderci. In più, per rincarare la dose, insomma, tu hai anche raccolto alcuni esempi che ti vengono appunto pubblicati, che ti ritrovi anche su siti autorevoli come Repubblica, come Corriere della Sera. Insomma, moglie che per 3 anni ha guadagnato milioni lavorando da casa, peraltro vedono anche una persona che si beve il caffè sul divano col proprio Mac e probabilmente nasconde $1 milione di euro al marito perché ha tradato di nascosto. Certo, o lui guadagna 487.000 euro al mese con 250 investiti. E parlando sempre di marketing, quindi ancora 2 minuti, poi ripasso la parola, così almeno do il là, naturalmente, per poter parlare anche eventualmente di questi discorsi, parlando di marketing non si fermano qua, perché nella slide successiva tu vedi che io almeno l'80% di pubblicità va a richiamare personaggi pubblici, quindi perfettamente conosciuti, in un sito che teoricamente parla teoricamente di economia, perché poi mettono anche delle informazioni e dei dati magari veritieri. Quindi anche con una certa grafica, e guarda caso dove parlano del povero Vacchi, che è vero che è in TV, è vero che fa il balletto, è vero che è una persona sicuramente con molti soldi, molto particolare, ma sicuramente viene richiamato come uno di quei personaggi che, guarda caso, ovviamente a sua insaputa, ha fatto l'investimento e ha il segreto per poter con 250 euro riuscire a avere questi vantaggi importanti. E andiamo all'ultimo caso, perché questo, diciamo, nella fattispecie di cui abbiamo parlato fino ad ora, più o meno si tratta di 20 di un capitale pronti a fare un certo tipo di operatività che ti consigliamo o ti insegniamo a fare. Puoi guadagnare, puoi perdere, al limite perdi il tuo capitale, lo sai perché tu hai fatto clic sull'operazione che ti stanno consigliando e vedi se guadagni o se perdi. La situazione è ovviamente peggiore quando invece vieni contattato, e quindi andiamo alla slide successivo, quello di Phoenix, dove vieni in realtà contattato telefonicamente, e in questo caso è praticamente è stato nostro cliente che ci ha raccontato questa cosa e ci ha mandato la documentazione. Ovviamente ho oscurato il nome per privacy, giusto per essere, diciamo, sicuri di quando si parla di una cosa effettivamente successa. Bene, questo cliente ha cliccato una delle pubblicità similari che abbiamo visto prima, quindi è stato immediatamente contattato, gli è stata presentata addirittura la licenza fasulla, ha fatto il primo bonifico, ha ovviamente dato all'operatore la possibilità di gestire direttamente il suo conto, quindi col classico 1.000-2.000 euro di primo investimento. L'operatore gli ha fatto vedere dei risultati dove in realtà il suo capitale ha raddoppiato o triplicato nel giro di qualche giorno, con tanto di email e certificazione inviata al cliente. Ha chiesto al cliente maggiori investimenti, bene, il cliente lo ha fatto, è arrivato il momento in cui il cliente ha detto vabbè, a riportare a casa i soldi. Ha fatto la richiesta di 10.000 euro e, come vediamo qua, gli dice in attesa. Ha fatto la seconda richiesta di 10.000 euro, scusate se sorrido ma c'è da piangere, e certo, in attesa. Il cliente
molto ma molto perplesso, ha iniziato a tempestare di telefonate, di email. Il risultato è che quei soldi sono andati completamente perduti. E sapete dove arriviamo al colmo dei colmi? Il colmo dei colmi arriviamo con la slide successiva, quando a distanza di 2 o 3 mesi uno studio inglese o americano, poi si presenta in tutte le maniere, si presenta al mio cliente dicendo, consigliandogli, dicendo che sarebbe potuto intervenire per recuperare questi soldi che lui avrebbe perso, quindi con una serie di scambio di email, andando addirittura a citare nomi di altri recuperi che hanno fatto da altri, diciamo, da altre campagne. Addirittura io l'ho dovuto oscurare perché ci sono citati nomi di società realmente iscritte, realmente funzionanti, che hanno mandato al cliente come delle fake, quando in realtà non lo sono. Bene, questi si presentano, alla fine del discorso cosa fanno? Cercano ulteriori soldi per spiegarti che loro sarebbero in grado di recuperare i tuoi soldi e quindi, oltre al danno, la beffa. Ti chiedono ulteriori soldi che, ahimè, la persona disperata è anche disposta attualmente, quando percepisce dall'altra parte una possibile via per recuperare parte del suo capitale, di andare a percorrere. E come dicevano giustamente prima, che abbiamo chiuso con la prossima slide, esiste Consob, che per fortuna almeno una volta è chiara, perché se andiamo a vedere altre informazioni non sono proprio così chiare sul sito, mentre come potete vedere qua il sito è veramente chiaro, il sito parla di queste possibilità di furti e di fake sul trading online e oltretutto permette per ogni persona che viene contattata, che vuole essere sicuro che l'intermediario che lo ha contattato è realmente registrato e può operare, permette addirittura di andare a richiedere direttamente con il con la richiesta diretta del nome del broker che si propone, per vedere se questo broker è realmente registrato e realmente non rientra fra tutti quei broker fasulli. Solo il giorno 27 di luglio, ed è l'ultima slide, guardate quante sono le comunicazioni di Consob, dirette e indirette, perché fanno parte, arrivano anche dall'FCA, dal CNMI, dal KNF, dove vanno naturalmente a porre l'attenzione, guardate cari potenziali clienti, che queste sono società che hanno problemi o hanno avuto problemi, non fidatevi. Più di così, sinceramente, non so cosa possiamo fare. Scusate il tempo che ho. No, beh, un volo planare, ma che comunque ha coinvolto un po' tutti gli argomenti che stiamo e che affronteremo. Io qui adesso torno da Stefano Cezza, perché io ho in questo, ho nel mio cellulare uno dei messaggi che vi abbiamo anche citato. Investi 250 euro ora in azioni Amazon. Per te un guadagno extra di 1500 euro ogni mese. Ottieni un secondo stipendio. Ma insomma, a volerci provare effettivamente, cioè hai modo, cioè loro poi ti dicono rispondi ok per investire subito, quindi ti dicono se ci mandi ok, ti danno anche l'idea che magari hai ricevuto, hai già l'occasione di incassare questi soldi. Ma insomma, facendo una simulazione, questa operazione è effettivamente veritiera o insomma c'è del falso anche in queste 5 righe che ti mandano? Vabbè, è chiaro che è tutto impostato, è tutto falso, nel senso che la maggior parte poi di queste società, vabbè, a parte come hanno detto giustamente i colleghi, quindi sia Michelangelo sia Alessandro, che la maggior parte non sono neanche società autorizzate per poter fare trading, la maggior parte hanno sede in isole che conosciamo bene, tipo Man, Virgin Island, alcune, c'era stato anche un grave problema su Cipro, con società che erano molto fasulle anche su Cipro stessa, anche se Cipro sembrava che avesse un'autorizzazione, diciamo, decente, ma invece poi si è scoperto che la maggior parte non era così. Ma la cosa importante da dire è che, noi abbiamo parlato giustamente, abbiamo collegato queste cose al trading, ma la maggior parte delle volte questo non c'entra niente col trading o comprare azioni, perché sono esclusivamente, diciamolo, tutti esclusivamente schema Ponzi. Schema okay. Ponzi, sì. Esatto, è semplicemente quello, cioè è la cosa più banale del mondo, nel senso che c'è chi versa, se uno fa vedere che guadagna, cose che poi non è assolutamente vero,
chi magari dice ok, ho investito 1000, o mi dicono che sono 2000, perfetto, i miei 1000 li voglio avere indietro. All'inizio te li ridanno, perché comunque sanno benissimo che ridandoti, facendoti, dandoti la percezione che sei sicuro dei tuoi soldi, quindi chiaramente che non è una truffa, quindi soprattutto all'inizio questo scambio anche di denaro viene fatto in maniera molto tranquilla. Dopo, quando tu cominci a mettere delle cifre più importanti, come diceva Michelangelo prima, a quel punto i soldi chiaramente scompaiono. Ti dico anche la verità che proprio ultimamente, un mese fa, il mio avvocato di Lugano mi ha chiamato perché nella zona dei Grigioni c'è stato un caso abbastanza, in Svizzera, c'è stato un caso abbastanza grosso di 600 clienti per un ammontare importante fregati da una società con sede a sede nei Grigioni che si appoggiava delle società estere. Quindi questa cosa qua è abbastanza normale. Poi chiaramente anche l'avvocato stesso mi chiede, ma com'è possibile? Com'è lo schema? Perché anche loro giustamente fanno un altro lavoro e non lo conoscono. Però alla fine lo schema è esclusivamente lo schema Ponzi, né più né meno, cioè nessuno li investe veramente questi soldi. Poi, per carità, magari qualcuno per fare anche commissioni sul trading, qualche investimento a leva speculativa con leve altissime per incassare commissioni le fanno anche, ma la maggior parte i soldi non vengono mai investiti sul mercato, e questa è la cosa più importante da dire. Assolutamente, questo è verissimo. Il trading è solamente la facciata, insomma, vi proponiamo di fare questa cosa, poi in realtà non viene investito un bel niente. Noi abbiamo anche provato a racchiudere quelle quattro informazioni, poi voglio sentire la storia di Anna Resti Bontoi. Ma Stefano, rimango da te. Trading online, quanto potete fidarvi? Il broker è munito di licenza, zero commissioni, formazione, vi viene proposta una formazione, poi probabilmente mai questi aspetti vi vengono promessi nel momento in cui venite contattati telefonicamente, o come ricordava giustamente Michelangelo Massara, vi ritrovate in qualche sito perché avete cliccato su un banner che avete considerato interessante. Vi viene proposta una formazione, poi che sia gratuita o meno magari lo vediamo dopo, e poi un conto demo con cui magari utilizzare dei soldi così virtuali, garantendovi che, insomma, essendo la vostra prima volta che fate trading, se perdete quei 200-300 euro, insomma, non ci rimettete. Questi quattro fattori possono essere, quantomeno possono mettere nelle condizioni chi viene contattato di fidarsi, o non basta, secondo te? No, secondo me non basta, nel senso che comunque, ripeto, se una persona non ha una conoscenza del settore, è chiaro che giustamente tu dici, ti fanno un corso, tra virgolette, dove ti spiegano le cose, ok, perfetto, ma che cosa ti spiegano? Se io non so nulla di una materia, basta che mi venga spiegata la cosa più banale, che per me sono tutte novità, quindi sono cose eccezionali. Quindi è chiaro che dipende anche dalla consapevolezza che ha una persona quando ci decide di fare un tipo di investimento del genere. È chiaro che se proprio le prime armi basta poco, anche perché loro sono molto bravi, come hanno detto, nel marketing, e quindi chiaramente capiscono dove andare poi a, tra virgolette, passami il termine, attaccare la persona nelle parti più deboli e sensibili per andare a colpirla. Quindi è chiaro che tutte queste cose sono esclusivamente, ripeto, una facciata di uno schema dietro, che è uno schema esclusivamente truffaldino e basta. E allora, sulla formazione poi andrò a stuzzicare anche Alessandro Forconi di VBank. Prima però torno da Anna Resti Bontoi. Anna, ti va? Che succede? È venuto a mancare il collegamento? Sì. Abbiamo perso qualcuno? Però il suo, forse. Mi sa anche a me. Io vi vedo. Io vedo. Io sento nell'auricolare, chiedo ad Alberto in regia se sembra che la regia è successo qualcosa. Sì, ah, è vero. Ok, no, perché li sento parlare, forse qualcuno l'abbiamo qualcuno perso. Qualcuno di voi riesce a vedere direttamente sulle fonti YouTube? Allora, Anna Resti Bontoi, mi senti? Io sono sul telefonino, ma si è bloccato anche il canale. No, non lo sento. Condivido, io ero qua che trafficavo. Credo che abbiamo un piccolo problema. Vediamo in regia che cosa succede, perché io sento nell'auricolare loro che dicono che non vedono più il nostro segnale. Forse su Facebook. Comunque, insomma, adesso arriva. Anna Resti Bontoi, tu mi senti? Google riesce a farmi non lo sento screenshot, Anna, però. Che per sento cui sempre vediamo, Shrek, di, cosa... vediamo adesso, di recuperare il collegamento con Anna Resti Bontoi, perché sento mi...
Sento Michelangelo che mi parla sopra. Vabbè, insomma, in attesa di recuperare il collegamento con i nostri amici con cui stiamo parlando di trading e stalking a livello di bufale, vediamo come i mercati europei hanno girato in negativo. Meno 0,04%, meno 0,03% il DAX, più 0,06% il FTSE MIB, meno 0,67% il CAC 40. Quindi Madrid ha girato in maniera decisamente negativa il proprio andamento, meno 0,98 Madrid, con gli Stati Uniti che invece reggono in territorio positivo, più 0,36 il Nasdaq, poi in realtà l'S&P 500 è sceso sotto la parità, meno 0,3%, Dow Jones meno 0,6%. Occhio anche al VIX, occhio al VIX con 26,28 più 5,9%, quindi c'è un aumento di volatilità. Vediamo se abbiamo recuperato gli amici della tavola rotonda. Stefano, Michelangelo, Anna, mi sentite? No, non li, cioè, o meglio, io li sento che parlano tra di loro, ma non riusciamo a ricollegarci con loro. Vediamo se riusciamo a recuperarli in qualche modo. Dicevamo del VIX che guadagna il 5,29%. In grafico abbiamo sostanzialmente una shooting star nella seduta precedente, nella seduta di ieri, e quindi quella trend ribassista, o meglio quella seduta ribassista che si può in qualche modo immaginare, c'è stato, nel senso che abbiamo raggiunto un minimo di a 23,55, ed è un minimo importante perché sostanzialmente non veniva raggiunto 23,55, sì, è ancora più basso, no, non veniva raggiunto dal 5 giugno scorso. Questo per quanto riguarda il VIX. Petrolio, occhio perché il loro nero si sta riportando sotto i 40 dollari al barile, quindi siamo a 40,06 meno 0,68%. Brent a 43,18 meno 0,23%, quindi attenzione, insomma, c'è una impennata, un'accelerazione al ribasso da parte del petrolio che potrebbe tornare nuovamente sotto i 40 dollari al barile. L'oro, prima un'ora fa eravamo più o meno a 1970-75 dollari l'oncia, adesso siamo a 1966. Abbiamo un massimo, quello di oggi è 1984, che ha superato quello del 28 luglio. Allora, forse li abbiamo recuperati. Michelangelo, Anna? Michelangelo, Anna Resti Bontò, Alessandro Forconi, niente da fare, non riusciamo proprio a recuperarli. Li sento che parlano. Stefano Cezza, no. Ok, proviamo con l'aiuto della regia a recuperare tutti e quattro. Insomma, portate pazienza, sono questi momenti che possono capitare, insomma, all'interno di una diretta, in qualche modo, con insomma, il segnale che può venire a mancare in qualche modo. E allora, dicevamo dell'oro a 1966 dollari l'oncia più 0,5%. Abbiamo anche un rame a 2,87, si è ristabilizzato sotto i 2,9 dollari per libra, meno 1,09%. 9%, riproviamo, vediamo se è la volta buona. Michelangelo, Anna, Alessandro, mi sentite? Oh, Io ti sento. io ti sento. ce l'abbiamo fatta. Prima era una situazione quasi comica perché vi sentivo all'auricolare che dicevate, ma non li sento più, ma quasi quasi, insomma, è andato avanti per un po', e quindi io cercavo di richiamarvi, ma evidentemente non mi sentivate. Cerchiamo di riagguantare in qualche modo il discorso. Tra poco parliamo anche di formazione con Alessandro Forconi. Prima però ero curioso di sentire da Anna, se hai voglia, magari non scendere in dettagli, raccontaci quello che puoi, ma insomma, l'episodio che ti ha in qualche modo convinto a esplorare il trading, ma sul serio, insomma, ovviamente con tutti i provvedimenti che occorrono, insomma, com'è andata da quel punto di vista? Dunque, ora mi confermi che ci Ti sentiamo? sento, Anna, ti sento e ti vedo anche, adesso dovrebbe, sì, si è stabilizzata anche l'immagine, a te la parola. Grazie. Mi sono avvicinata al trading proprio perché mi fu proposto uno di quei programmi che investivano nei mercati finanziari attraverso una società che era localizzata a Panama, la quale aveva appunto associato a
trading, anche un programma di network marketing, quindi erano le stesse persone che portavano avanti, oltre ai siti, marketing attraverso tutti i canali online, diciamo sul territorio c'era una bella offerta riguardo a questo tipo di investimento, si poteva iniziare con piccoli capitali ed è esattamente come aveva detto il nostro collega, si stava sviluppando questo schema Ponzi, era molto interessante perché si sta parlando di molti anni addietro, però in quel momento era molto interessante, diciamo era sul nascere, anche il trading online non era molto conosciuto ed evidentemente io facevo parte anch'io di quelle persone che volevano abbracciare delle nuove attività, ma fra l'altro ecco, avevo abbastanza poca conoscenza dell'ambiente. Ho fatto anch'io, devo dire, un piccolo investimento in questa società, fino a che me ne sono accorta che non era per niente una cosa trasparente. Da lì in poi la curiosità del trading e da lì in poi tutta una serie di studi e di corsi e di applicazione per acquisire, come diceva Alessandro, competenza e consapevolezza. Dunque, tornando indietro, dico, è normale ad oggi sorridere quando si sentono questo tipo di cose, soprattutto quando si leggono, si sentono e quando ci chiamano, perché a me, anche a me, io ci sto al gioco, anch'io al telefono a volte, se mi trovano in un momento di pausa mi rilassa, mi diverte, mi chiamano anche per dirmi c'è il Black Friday, investi su Amazon con 80 euro, guadagnerai 1000 euro questa settimana, insomma molto interessante. A proposito, chiamano qualche volta anche persone con accento, a me hanno chiamato con accento napoletano e il numero non era localizzato in Italia, quindi insomma dopo una lunga chiacchierata abbiamo capito che non aveva senso quello che diceva, perché appunto non è questo tipo di proposte non arrivano solo dall'est Europa, oramai è un mercato fiorente. Quello che dobbiamo dire però ai traders in ascolto, magari alle persone, perché i traders stanno già in qualche modo a difendersi da soli senz'altro, ma alle persone che nutrono il desiderio di avvicinarsi al trading devono capire che ci sono delle aziende serie in Italia che sono autorizzate e con le quali si può iniziare anche con dei capitali non importanti per fare pratica, può essere una buona scuola. È molto importante acquisire dei percorsi di trading dove si impara come si fa, cos'è un CFD esattamente, come si diceva in questa sede. Quindi Anna, perdonami se ti interrompo, il cartello che stiamo mostrando adesso, trading online, da dove cominciare? Formazione, 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 formazione. C'è altro da aggiungere? Sì, ho da aggiungere il fatto che bisogna acquisire per prima consapevolezza, appunto esattamente, abbraccio le parole di Alessandro, competenza e consapevolezza. Si diventerà ricchi un mese dopo, sei mesi dopo, ma lo si farà in un modo assolutamente ecco, sensato e con tutte le armi che permettono di raggiungere dei risultati costanti. Senz'altro tutto quello che leggiamo di quel tipo non può essere che una bufala, non è assolutamente vero tutto quello che leggiamo in quell'ordine di idee. Assolutamente, anzi io poi ti ringrazio perché insomma ci hai raccontato la tua esperienza e da lì insomma per chiudere cosa ti ha scattato, nel senso che hai avuto una sorta di voglia di rivalsa, insomma hai compreso che comunque un approccio, non so se chiamarlo nemmeno superficiale, ma comunque occorreva un approccio serio e dove insomma che non corrisponde sostanzialmente a quello che loro ti dicono, e cioè hai un guadagno extra, hai un secondo stipendio, hai qualcosa in più. Se vuoi farlo, lo devi fare con serietà, inevitabilmente devi occupare anche magari gran parte della tua giornata, cioè diventa un lavoro vero e proprio. Per me lo è diventato. Io ho visto il bicchiere mezzo pieno. Quello che io ho visto è stata un'opportunità. Ho detto benissimo, questi signori mi hanno presentato quello che può essere un lavoro futuro, quello che può essere
finalmente un'occasione di dare una svolta, e l'ho vista nel medio termine, perché ho investito da lì in poi il mio tempo, il mio denaro, tutto quello che potevo investire nella mia crescita personale. Ho voluto farne un lavoro perché non ero nell'ambiente e ci sono riuscita. Ci è voluto del tempo, ci è voluto anche degli investimenti, ci sono voluti degli investimenti in denaro, dello studio. Evidentemente i percorsi da abbracciare non sono mai semplici da capire chi, come, la bontà delle cose. È per questo che oggi io con Elevator Trading non faccio solo dei corsi, ma faccio percorsi di medio e lungo termine in cui seguo le persone, proprio perché dargli un corso mi sembra una cosa limitativa, mentre un percorso di medio e lungo termine, ecco, c'è una responsabilità comune e si cerca di raggiungere dei risultati. Però e quello che mi ha dato è stato meraviglioso, mi ha dato l'idea di proseguire in questo cammino, che da retail non è facile, perché non tutti abbiamo avuto la fortuna di nascere in delle famiglie benestanti oppure di studiare in giovane età economia. Abbiamo dovuto reinventarci, almeno è il mio caso, e questo per me è stato meraviglioso, perché mi sono data tutta la pazienza, tutto il tempo, le risorse che avevo, che erano delle più comuni, perché non vengo da una famiglia super benestante, ma da una famiglia di ceto medio, e questo nel tempo poi si è trasformato assolutamente in un'attività remunerativa, bella, che sappiamo tutti i vantaggi che offre, ma non l'ho fatto con 250 euro in 3 giorni, assolutamente no, questo no. L'importanza della formazione, che abbiamo anche mostrato durante l'intervento di Anna Resti Bontò, in cui sostanzialmente se si vuole partire e fare trading online bisogna partire da lì. E allora io torno da Alessandro Forconi, insomma, responsabile trading di WBank, responsabile trading e mercati di WBank. Il consiglio che bisogna dare, qui un po' Anna ce l'ha spiegato, è inevitabilmente partire da lì, e non so, cioè, se poi ci si può fidare anche di chi ti propone, ti invita a iniziare corsi di trading online, corsi di trading, chiedo scusa, gratuito online. Probabilmente all'inizio ci può anche stare, ma poi non basta, immagino. Ma guarda, qua diciamo, la formazione è fondamentale, l'ha detto Anna, l'ha detto tutti, diciamo, è il primo step. Indubbiamente bisogna togliersi dalla testa l'idea che il guadagno sia facile e sia veloce, soprattutto che sia veloce, perché questo è un elemento sul quale chi approccia i mercati finanziari con l'idea di guadagnare rapidamente, e noi vediamo anche un cambiamento del numero di persone che si approccia ai mercati finanziari in funzione dell'andamento delle borse. Quindi quando hai dei grossi rialzi tu vedi che tutti parlano di più di mercati, il numero di clienti cresce, il numero di clienti attivi che operano tutti i giorni cresce, e quindi indubbiamente c'è questa voglia anche giusta di cercare di trarre profitto dall'andamento dei mercati. Però il tema della formazione è un tema che, per quanto ci riguarda, è un tema diciamo cardine, perché è vero che noi per esempio facciamo corsi gratuiti di formazione attraverso dei webinar, lo facciamo ovviamente come banca, e quindi promuovendo alla fine in un modo o nell'altro le nostre piattaforme, evidentemente, e la nostra offerta. Però in realtà i corsi di formazione che noi facciamo sono piuttosto lunghi, perché abbracciano di fatto un percorso che dura qualche mese, con più incontri durante il mese stesso. Oggi oramai tutti via web, con i webinar già da qualche anno, e riguardano poi alla fine non soltanto come fare trading, ma riguarda qualcosa in più, perché riguarda sia la conoscenza dei mercati, che la conoscenza dei prodotti, che la conoscenza delle piattaforme. E parti da qui, perché di fatto per noi è fondamentale che i clienti, e quindi chi opera sui mercati, non abbia neanche soltanto il talento dove c'è per sapere come muoversi, ma anche avere la competenza, che puoi acquisire soltanto appunto tramite la formazione, nel capire meglio come sono per esempio strutturati i mercati. Ogni mercato ha delle caratteristiche diverse, gli strumenti finanziari presenti sui singoli mercati hanno caratteristiche molto diverse. Vuoi fare trading sui cambi? Oggi sui cambi ci sono
tantissimi prodotti differenti che hanno anche gradi di rischio differenti, non sono tutti uguali. Di conseguenza tutto questo non si può pensare di poter acquisire in mezza giornata semplicemente con un opuscoletto che magari ti invia un sedicente intermediario. Tra l'altro, una parentesi, proprio la Consob segnala che oggi in Italia non c'è nessun intermediario autorizzato a poter offrire i propri servizi di negoziazione che non abbia sede all'interno della zona comunitaria. Questo è molto semplice diciamo come concetto da trasmettere. Non c'è nessuna impresa che sia extracomunitaria che oggi può offrire servizi di questo genere. Quindi questo è scritto, ripeto, nero su bianco sul sito della Consob e credo che sia per esempio già un primo punto chiaro per poter, diciamo, rappresentare le differenze che ci sono tra i player sul mercato. Tornando invece velocemente proprio al tema della formazione, ripeto, ritengo che sia l'approccio migliore, che si passi oltretutto da una formazione basata su questi tre elementi che citavo prima, quindi mercati, piattaforme, prodotti, anche ad un quarto elemento. Il quarto elemento sono le testimonianze di chi già fa questo mestiere, dove evidentemente è molto difficile copiare chi già sta operando, è molto difficile, diciamo, recepire quali sono le proprie caratteristiche, però anche fare questi corsi a pagamento di alcuni trader riconosciuti che nel corso degli anni, o di alcuni formatori riconosciuti che nel corso degli anni hanno, diciamo, fatto questo mestiere e di questo mestiere ne hanno fatto una ragione di vita, ma si vede nel tempo che hanno un'affidabilità importante, questo è un altro step che assolutamente noi consigliamo di effettuare con quella giusta professionalità anche che si deve avere quando si approccia al mercato finanziario. Allora, abbiamo ancora 5-6 minuti a disposizione. Vado da Michelangelo perché comunque qualche amico ci ha scritto. Gennaro, ad esempio, dice: ma registrate le telefonate e poi denunciatele alla finanza. Sì, beh, c'hai ragione, però insomma non è che tu sai quando ti chiamano, e quando ti chiamano uno non è che è lesto nel registrare le telefonate, cosa che peraltro a telefonata in corso non so quanto sia quantomeno agevole. Poi credo che si possa fare tutto, ma o sei in una studio di registrazione o sei uno smanettone, hai una app che ti permette di registrare una telefonata, cosa che peraltro teoricamente non credo si possa fare a prescindere, poi con le dovute misure insomma uno può fare anche tutto, per cui non è così semplice. Poi insomma credo che siano telefonate mirate abbastanza a personaggi più o meno attaccabili, perché loro considerano chi clicca insomma sui famosi banner di cui parlava Michelangelo. Un altro amico, Giovanni, dice: attenzione, perché il trading è uno dei lavori più duri al momento, invita anche a evitarlo, dice: buono per formazione, conoscenza personale, ma vivere di trading insomma si rischia veramente di fare la fame, dice Giovanni, bisogna fare corsi a terzi. Io non so se la sua testimonianza è dovuto al fatto che magari ci abbia provato e gli è andata male, ma insomma il contenuto di questo messaggio, lui poi dice: trovatevi uno stipendio fisso, almeno la notte dormite, avete i contributi, e parte il fatto che in questo periodo non è che sia proprio l'invito più piacevole da fare, dato che con il Covid molte persone quel lavoro l'hanno perso e la cassa integrazione magari ancora la stanno aspettando. Quindi io posso anche comprendere chi dice: ma vediamo questo trading di cui tanti parlano, se effettivamente è percorribile. Il commento di Giovanni, cioè appunto, tra dare uno dei lavori più duri e vivere di trading, ti può costringere alla fama, insomma un po' di verità c'è, o c'è solo così insomma magari dietro un po' di sconforto per un'esperienza magari finita male? Michelangelo, qual è il tuo pensiero? Ma guarda, io ti rispondo a entrambi. Alla prima domanda dico: signori, dovete partire dal presupposto che queste telefonate 9 volte su 10 o 10 volte su 10 arrivano da linee esterne o da triangolazioni con linee esterne. Quindi magari sembra che la telefonata, che poi quasi sempre è o inglese o panamense o di Malta e via dicendo, può arrivare anche da un numero italiano, ma se arriva da un numero italiano è una triangolazione. Bene, rispondo velocemente quindi alla prima domanda dicendo: signori, voi avete mai provato a ricevere
per pushing una email che si sostituisce alla vostra banca e vi dice che stanno cambiando il vostro codice della carta di credito, oppure che la vostra banca sta perdendo i vostri contatti, per piacere ricontattare, vi chiedono nuovi dati a carta di credito? Sì, sicuramente vi sarà successo. Avete mai provato a segnalare questa cosa alla Polizia di Stato? Perché in questo caso se ne occupano la Posta e le Polizie di Stato, nella fattispecie, perché la finanza, sì, loro vi rispondono, lo sappiamo, lo stiamo monitorando. La difficoltà ovviamente di intervento è che, essendo entità estere, è veramente difficile riuscire a superare tutti gli step necessari per riuscire a giungere direttamente alla società che effettivamente sta dando questo servizio, che non è sicuramente un servizio che può essere dato in Italia, ma che probabilmente nello stato dal quale parte il servizio, quello effettivamente sulla carta magari non è un servizio che può essere perseguito da parte della legge. Quindi certo che le segnalazioni vengono fatte, ma anche registrando la telefonata non si riesce a raggiungere il risultato effettivo, perché viene chiusa quella linea, magari quella linea, quel numero di telefono, e viene aperto esattamente un altro. Ah, è vero, assolutamente. Oggi noi riceviamo da Eni, Enel, A2A e qualsiasi società di energia, sia elettrica che gas, dalle 3 alle 5 alle 10 telefonate al giorno da parte di telefoni italiani, da call center, che ovviamente rimbalzano la telefonata e ci spiegano l'opportunità naturalmente di cambiare gestore. Questa è una cosa lecita, l'altra no. Arriviamo alla seconda domanda anche velocemente. Trading si può vivere o non si può vivere? Attenzione, questa trasmissione secondo me, e correggimi se sbaglio, è stata fatta proprio per portare all'attenzione di tutti, soprattutto quelle persone che hanno perso il lavoro o che non hanno un sufficiente stipendio per poter oggi andare avanti, che quindi vedono naturalmente nella chimera del trading online o di queste operazioni fantomatici guadagni che gli potrebbero permettere magari anche solo di sopravvivere o di arrotondare il loro stipendio. Ecco, questa è la modalità con la quale diciamo il marketing va ad interfacciarsi. Quindi noi vogliamo difendere queste persone, non la persona che decide di fare del trading la sua attività, perché è una persona che sicuramente avrà ponderato la cosa, avrà iniziato un corso, avrà deciso di fare un corso, come succede con i lavori. Però è una persona che probabilmente, potenzialmente, di cui sta parlando. Quello che noi vogliamo portare all'attenzione di tutti è la persona che non è consapevole, che non sa quello di cui sta parlando, che viene tirata indietro dentro proprio per la disperazione di non avere i soldi a disposizione o la volontà naturalmente di poter migliorare la sua posizione, non tanto come sostituzione. Ecco, queste sono le classiche persone su cui vengono fatti i furti di cui abbiamo parlato prima. Ecco, quindi non so dire se oggi il trading, non trading, può essere senza formazione, quasi sicuramente non lo è, un'attività con la quale una persona può vivere, se non viene fatta in maniera professionale. Quello che vi posso dire è che, utilizzando quella metodologia che viene spiegata molte volte a livello gratuito, che dura un giorno o un paio di giorni, vi può dare una modalità operativa che non sempre è vincente, o magari è vincente per due o tre volte, la quarta e quinta volta, quando uno pensa di aver raggiunto ormai e acquisito una certa capacità, naturalmente si ha una perdita che è pari a tutto il capitale investito, e questo succede mediamente 7 volte su 10, quando non si ha la preparazione di cui si parlava prima. Quindi, riassumendo, per le persone che sono senza lavoro e che pensano con 250 euro di poter guadagnare migliaia di euro senza la formazione, non fatelo, perché quei 250 euro, quei 500 euro voi li perderete. Se invece decidete di approcciare a una modalità di formazione, che può essere anche gratuita, fra le varie modalità di formazione provatene più di una, in maniera tale che troverete esattamente quelle che fa per voi, perché la modalità di trading non è uguale per tutti. Ultima cosa, chi invece cerca di migliorare la sua posizione o magari farla diventare un domani la sua opportunità, bene, fatelo naturalmente con le società autorizzate, soprattutto quando non andate più a utilizzare la demo, ma andate a utilizzare dei conti reali, dove se vincete, ok, guadagnate voi, ma se perdete avete perso tutti i vostri soldi. Chiedo a questo punto alla regia di mostrare, insomma, i nostri amici che hanno partecipato alla nostra tavola rotonda, per un ultimo saluto, per un ringraziamento
perché è stata una tavola rotonda interessante, perché è l'ultima della Trading Week e perché li voglio ringraziare personalmente, insomma, per la loro disponibilità e per le loro analisi, anche per averci raccontato le loro esperienze. Insomma, la stessa Anna Resti Bontoi, che ha iniziato più o meno così, da questo piccolo incidente di percorso, e adesso, come detto, presiede una compagnia, insomma, un canale Telegram, e quindi, insomma, si può anche uscire così, insomma, a testa alta da questo genere di situazioni. Per cui, grazie a Michelangelo Massara, Private Wealth Advisory, grazie ad Anna Resti Bontoi, Elevate Your Trading, Alessandro Forconi, responsabile trading e mercati di WBank, e poi anche Stefano Cezza, Up to Value, e anche ovviamente la rivista Traders Magazine. Grazie davvero a tutti voi, buon lavoro e a presto. A presto, grazie. Grazie, arrivederci. Un saluto allora ai nostri partecipanti dell'ultima tavola rotonda del nostro Trading Week. Allora andiamo in pubblicità, ultima mezz'ora di diretta, parliamo di valute, parliamo di oro e ovviamente teniamo d'occhio i mercati perché, come detto, hanno girato tutti in territorio negativo. L'unico che rimane sopra la parità è il Nasdaq a più 0,5%. A tra poco.